Se sei qui è perché vuoi e sai che puoi ottenere molto di più dalla tua GoPro 8, soprattutto in termini di qualità. Questo invece è il video che ho girato interamente con la GoPro 8, appunto per testarne un po' le capacità e devo dire che almeno io personalmente sono molto soddisfatto. Siccome alcuni di voi mi hanno chiesto quale impostazione avessi usato per girarlo, volevo condividere appunto con voi alcuni consigli su che impostazione tenere magari fisse e che impostazione cambiare in base magari alla luce o altro. Chiariamo subito una cosa però: non ci sono impostazioni che vadano bene per tutte le situazioni. Capire il perché e quando cambiare alcune impostazioni è fondamentale per riuscire a tirare fuori il massimo della qualità dalla nostra GoPro, ma non solo. Se invece siete interessati semplicemente alle impostazioni, beh, queste sono le impostazioni che uso sul 70-80% delle situazioni, quindi per gli altri invece andiamo avanti. Gli elementi che più influenzeranno le nostre impostazioni sono la luce, quindi in base alla luce dovremo giocare con l'otturatore, dovremo giocare con l'ISO e in secondo luogo dobbiamo vedere quanto movimento abbiamo nella clip, quindi se è una persona che parla come me è inutile che io filmi tutto in 100 fps, 120 o 60, filmerò con gli fps più bassi sia per avere meno peso della clip e per avere più qualità. Andiamo a vedere direttamente nella GoPro quali sono le impostazioni da cambiare nelle varie situazioni. Ok, quindi andiamo su una delle nostre opzioni, ad esempio andrò su standard e la prima cosa che andremo a vedere è questa opzione qui, bitrate. Quindi semplicemente se vogliamo più qualità cerchiamo di assicurarci sempre che sia impostata su alto. Avrete più o meno il doppio del bitrate, quindi il doppio della qualità per ogni singolo frame, ma solo in 4K e 2,7K. Quindi 1080 non avrete il bitrate a 100, ma ce l'avrete circa a 60-70. Poi, seconda cosa, otturatore. L'otturatore potete lasciarlo in automatico se non usate dei filtri ND, però per le clip un po' più cinematic, se possiamo dire così, evitate dei cambi di esposizione e quindi vi consiglio di tenere semplicemente cliccato un paio di secondi sullo schermo e vi apparirà questa parte qui dove potete bloccare l'esposizione. Quindi se io sono in una vieta e voglio esporre bene il cielo e non voglio che la GoPro a un certo punto decida di esporre in base alle ombre, semplicemente tengo in quadro il cielo, tengo premuto sullo schermo cliccando sopra il cielo e viene fuori questa parte qui. Qui noi clicchiamo al centro sul mirino e l'esposizione viene bloccata. Dopodiché gli diamo l'ok e adesso, a prescindere da quello che noi inquadreremo, non avremo dei cambi di esposizione. Questa cosa potete farla anche mentre state filmando. Per toglierla vi basterà cliccare una volta. Mi raccomando, questa cosa è molto importante perché i cambi di esposizioni per video che vogliamo, diciamo, far andare a un certo livello non sono sempre ben visti, possono essere accettabili in situazioni dove magari vogliamo passare da fuori a dentro o da dentro a fuori, però state lo stesso attenti, anche perché incide sugli ISO oltre che l'otturatore. Per quanto riguarda gli ISO invece, tornando alla nostra parte di ProTune, dobbiamo stare attenti a come impostiamo il minimo soprattutto, che deve essere sempre assolutamente a 100. Perché più alziamo gli ISO, più rumore e meno qualità avremo nelle varie clip. E massimo, massimo 400. Quindi possiamo dargli l'occasione di adattarsi leggermente. Anche se di giorno io vi consiglio di tenerla a 100, perché non vogliamo quei cambiamenti improvvisi di luce. Però, se passate appunto da interni a esterni, potete anche metterlo a 400. Di sera magari anche 800. Cercate di non spingerla più di 800 perché le riprese inizieranno a cadere un po' a pezzi se filmate con gli ISO tanto alti e piuttosto che filmare diciamo con ISO tanto alti cercate di filmare con la GoPro in posti ben illuminati. Abituatevi ad adattare la luce che entra nella nostra GoPro invece di adattare la GoPro alla luce che trovate. Se proprio devi filmare qualcosa in giro e devi farlo vedere, per, come dire, ricordare quel momento, butta su a 6400 e via. Il bilanciamento del bianco, invece,
Io lo lascio praticamente sempre a 5500 Kelvin, che è lo standard per la luce diurna o di una giornata di sole, quindi praticamente non lo cambio mai. Se invece devo fare delle clip interne, la cambio su 4000 Kelvin. Se invece non vi interessa fare la color poi in post produzione, però questo diciamo sacrifica delle cose, potete metterlo anche in automatico. Però state attenti, perché ogni volta che ci sarà un cambiamento renderà poi abbastanza complicato diciamo fare le color in determinati punti. GoPro 8 comunque si gestisce abbastanza bene il passaggio tra una cosa e l'altra, però diciamo che se vogliamo essere un attimo più professionale, tra virgolette, cerchiamo di evitare i cambiamenti automatici. Quindi io torno sul mio 5500 e lo lascio bello giallo così. Un altro fattore rilevante è la scelta tra colore GoPro e colore piatto. Dopo aver fatto vari test, ho deciso che sulla GoPro 8 userò colore GoPro, perché fa davvero un ottimo lavoro senza troppi problemi. Ovviamente in post possiamo aggiungere o togliere saturazione, cambiare la tonalità di alcuni colori o aggiungere anche qualche lot se vogliamo. Non possiamo spingere al massimo, ma qualcosa si può fare. Colore piatto invece l'ho trovato più complicato da gestire e cade a pezzi quando aggiungo più contrasto, più saturazione o lavoriamo sui colori. Quindi vi consiglio assolutamente di usare colore GoPro invece di usare colore piatto. Per quanto riguarda la nitidezza, io rimango soddisfatto solo se la imposto su bassa, perché alta mi fa davvero un lavoro terribile, è inaccettabile, le aberrazioni quasi possiamo dire che vengono fuori. Media, all'inizio pensavo facesse un ottimo lavoro e desse un risultato soddisfacente, però anche lì mi sono accorto che in realtà non è poi così bella. Invece bassa la uso sempre, perché così in post produzione mi basta aggiungere un livello di regolazione su tutte le clip, aggiungo da più 5 a più 10 massimo. Ok, ora parliamo di risoluzione. Per ottenere la qualità massima e il look più cinematico con una goccia di slow motion dobbiamo filmare in 4K a 50 fps se è PAL o 60 fps se è NTSC. Tutto quello che sono paesaggi, tramonti, persone, animali, attività particolari, tutto quello che merita di essere visto bene lo filmiamo in 4K a 50. Se invece fate cose più movimentate, sport, salti o altro, consiglio il 2K a 100 fps. Se volete potete esagerare andando anche a 1080 a 240 fps, però avrete meno qualità perché appunto avete sia più fps sia il fatto che la 8, come abbiamo detto prima, fa 100 megabits per secondo solo in 2K e in 4K e non in 1080. Invece, per cose più semplici, più tranquille, dove filmate magari voi stessi che parlate o volete mettere la GoPro a filmare cose per molto tempo, tipo dove andate in spiaggia, preparate una valigia, eccetera, usate un 2K a 25 fps. Tutto quello che è secondario, diciamo, che non merita un 4K spinto, perché questo vi permetterà ovviamente di avere dei file molto più contenuti rispetto a un 4K, altrimenti se fossero uguali diciamo gireremo tutto in 4K. Potete impostare delle modalità adatte per interni o esterni, per slow motion oppure per clip secondarie. Poi io personalmente ho trovato molto comodo ad esempio usare la modalità 4K 25, perché poi se notate questa lumachina qui, se noi la schiacciamo ci dà praticamente la modalità slow motion, quindi andiamo a sfruttare il 4K 50/60 semplicemente con un click, senza andare a prendere un'altra modalità oppure cambiare gli fps. Quindi con un semplice click passiamo da 25 a 50 senza problemi. Attenzione, perché se voi siete ad esempio in modalità super view non potrete attivare lo slow motion, perché in 4K 50/60 non avete lo slow motion in super view. Solo se impostato su ampio oppure lineare potete sfruttare i 4K 50. Se li volete potete andare a usarli con il 2K. Quindi con il 2K possiamo sfruttarlo in super view, i 50 fps, se ne abbiamo bisogno. Qui invece su scorciatoi potete impostare ad esempio quale impostazione volete avere diciamo a portata di mano. Io ho messo l'otturatore perché lo uso con filtro ND, però potete scegliere ad esempio il bilanciamento del bianco, e quando andrete magari da dentro a fuori vi basterà cliccare qui e cambiare
o su auto o su un 4000 oppure un 3002. Magari 3002 è un po' freddino in questo momento, ma un 4000 è abbastanza giusto, diciamo. Ok, questo è quello che faccio io per tirare fuori il massimo dalla mia GoPro 8, però senza l'utilizzo di filtri ND. Per quanto riguarda i filtri ND, vedremo in un prossimo video come usarli esattamente, perché la storia è un po' più complicata e, diciamo, merita un video a parte dedicato. Spero di esservi stato utile. Se avete altri dubbi, domande a riguardo, chiedetemi, oppure se avete anche consigli a riguardo, sono sempre ben accetti. Se ti è piaciuto il video e sei interessato al mondo del videomaking, ti consiglio di andare a vedere altri tutorial che ho fatto e in generale magari iscriviti per vedere le novità. Cosa dicono i pro? Che cazzo dicono i pro? Cosa dicono i pro? Vabbè, insomma, iscriviti, metti mi piace e commenta. No?